Buongiorno Alessandro Caranci, direttore commerciale B2B di Skylogic, che ringraziamo di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora Alessandro, la prima domanda che ti vorrei fare è questa. Chi è Skylogic, di cosa si occupa e quali sono i prodotti e i servizi che ha nel proprio portafoglio? Allora, Skylogic è una società del gruppo Eutelsat che si occupa di fornire e di gestire servizi broadband satellitari. In particolare Eutelsat l'anno scorso ha lanciato un super satellite che si chiama KaSat, un satellite estremamente innovativo, questo satellite viene gestito e commercializzato in esclusiva da Skylogic sull'Europa e quindi anche sull'Italia. Con questi servizi noi siamo in grado di dare connettività in larga banda ovunque, con velocità mai viste prima, parliamo di 10-20 megabit di picco, ha diciamo dei valori anche di prezzo che sul mercato del mondo satellitare non si erano mai visti. Quindi diciamo ad oggi Skylogic si configura come una società che vende connettività in larga banda ovunque alle aziende e anche al mercato residenziale. Ecco, questa è una considerazione importante, anche perché in genere quando uno pensa, o almeno una volta pensava ai servizi satellitari, pensava a servizi dedicati solo a delle location, passami il termine, remote o non facilmente raggiungibile dalla fibra o dalle interconnessioni, chiamiamole tradizionali. Invece non è così, è proprio, quando dici ovunque, è un servizio che, voglio dire, è conveniente, chiamiamolo, e performante in ogni luogo. Allora, noi diciamo ovunque nel senso che il satellite è ovunque disponibile, non c'è un problema di copertura, qualunque sito è coperto, le aziende che non hanno un buon livello di connettività terrestre possono avere servizi paragonabili utilizzando i nostri servizi. Consideriamo comunque sempre la soluzione satellitare come complementare alla soluzione terrestre. Non per niente alcuni dei nostri primi partner commerciali sono delle grandi telco che quindi complementano il loro portafoglio attraverso le nostre soluzioni. Comunque sia, il gap tra satellite e fibra si sta assolutamente accorciando, pertanto ovunque ora la soluzione terrestre non è disponibile, ma anche ovunque la soluzione terrestre non è ottimale, il satellite ha un suo ruolo. I nostri clienti principali non si trovano in zone remote, ma magari in zone suburbane. Fino all'avvento di questo satellite non era qualcosa di raggiungibile perché il gap tra satellite e terrestre era maggiore. Quali sono le iniziative di canale e quindi qual è il programma di partnership che voi avete in mente e per quale anche voi siete qui in ICT Trade, diciamo, che voi avete in mente di sviluppare e di implementare nel corso di questi mesi? Allora, noi lavoriamo vendendo in maniera indiretta sul mercato, quindi sul cliente finale, attraverso una rete di distribuzione. Oltretutto noi ci occupiamo di realizzare connettività quando in fondo i clienti finali comprano soluzioni, hanno delle esigenze che devono essere arricchite basate sulla nostra connettività. Quindi noi essenzialmente qui siamo venuti per, da un lato, verificare possibili partnership su un canale di pura distribuzione, ma anche dall'altro per cercare di integrare, quindi trovare dei partner che siano in grado di integrare la nostra connettività rendendola una soluzione basata sulle nostre connettività. E devo dire che fino ad adesso abbiamo già avuto diversi incontri tesi proprio a questo duplice obiettivo. Quindi, ricapitolando, noi vendiamo wholesale connettività. I clienti comprano al dettaglio soluzioni. Chi ha interesse ed è in grado di complementare con delle buone soluzioni o con una catena di vendita la nostra connettività è quello che noi stiamo cercando in questo evento. Bene, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi.